Due mostre diverse che indagano sui temi di realtà e di rappresentazione. Alla Galleria Mazzoleni di Torino sono ospitate due esposizioni che si intrecciano tra fotografia e scultura. La prima è dedicata a Massimo Vitali e alle sue celebri immagini di spiagge affollate. La seconda, concentrata sull'opera plastica di Salvatore Astor. Ti ho visto, presenta la prima fotografia scattata da Vitali sul litorale di Marina di Pietrasanta nel 1994, accanto a una serie di lavori realizzati invece dopo la pandemia. Qui si vede proprio, al di là del lockdown, al di là di tutte queste cose, si vede come siamo cambiati in 25 anni. Cioè, secondo me la nostra società, la società italiana, il modo, come siamo fatti noi, siamo cambiati in maniera incredibile. Secondo me ci sono addirittura dei colori che non ci sono più. Le immagini, corali e in grande formato, oltre a ragionare antropologicamente sull'identità italiana, sono anche un dispositivo che ci porta a interrogarci su che cosa vediamo effettivamente quando guardiamo una fotografia, medium che si tende a considerare oggettivo, ma sappiamo che la questione non è mai così semplice. A me mi interessa la realtà e mi interessa anche capire perché la realtà è a volte così irreale, così poco conseguente al nostro pensiero. Irreali sembrano anche alcune delle opere di Salvatore Astor, di cui Mazzoleni presenta la mostra Gli occhi della scultura, per la capacità di unire potenza e leggerezza, legate dalla forma, in un certo senso sospesa dei suoi lavori. L'idea della leggerezza è molto importante, perché pur essendo sculture di una certa dimensione, anche un impatto visivo, però mantengono questa idea di leggerezza, che, cioè, nel senso non di leggerezza, una leggerezza monumentale, ecco, potrei definirla. Sembra un po' una contraddizione in termini, però è così. E partendo dalle manifestazioni del minimalismo organico, tipico del suo stile, Astor arriva a parlare di relazioni con l'anatomia umana e in particolare della forma che per lui rappresenta la profondità della nostra mente. La crosta cranica, che è il contenitore della memoria, il contenitore del nostro essere, del nostro sapere. Insomma, entrambe le mostre ci mettono di fronte, seppur con opere diverse, a domande comuni, a partire da quella su chi siamo noi e in che modo l'arte può fornirci strumenti per capire il presente.